Ah, ho preparato questa bella torta per il vicino. Vicinuccio! Vicinuccio! Ti ho portato questa bellissima torta! Dlin dlon! Guarda che buona! È il nostro anniversario di vicini di casa, ragazzi. Sono ormai 7 anni che conosco Fausto. Fausto, dai, prenditi questa buona torta! Mamma mia, Fausto è proprio il mio migliore amico. Fausto! Fausto ha fatto l'infame! E alla guerra che vuoi, e allora la guerra avrai. Salve la gente in gabbia e bentornati su Hello Neighbor 2! Mi sono penetrato, mi sono infugnato, mi sono infregato, mi sono schiantato col ciavoncino! E sono dentro a casa del vicino, fa anche rima. Allora qua devo aprire la botola. Devo trovare un ingranaggio rosso, viola e arancione. Vedi, ho già capito, sono già intelligente. Qua, vedete, ce n'è uno. Devo forse prendere sto piede di porco e tirarlo qua. Perfetto! Un ingranaggio ce l'ho, che era quello giallo. O quel... Boh, sembra... Sono daltonico! Oh, non bene i colori! Mamma mia, piede di sporco. Poi possiamo andare qui, togliere la roba. Poi vedo che qui c'è una chiave. Mi insegnano praticamente un po' a giocare. Usa la chiave, metti la chiave. Abbiamo un'altra pezza di pezza che la mettiamo qui. Ora manca quella viola. C'è lo gnomo! Lo gnomo hater è tornato! You got gnomed! Ti infilerei dietro sto secchio e ti spedirei in Messico se potessi. Secondo me l'ultima è qui sopra. Devo salire le scale. Guarda con quali animazioni! Ma come l'hanno aggiornato da gioco! Ma chi credete di essere? È stupendo, è pazzesco, è assurdo. Bene, 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 bene. Corri, 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 mettilo. E ora dovrei poter andare, no? Tira la leva. Eccoci qua. Bentornati, bentornati. Vi mancava? A me no. A me non mancava. La casa di Fausto. La casa di quell'infame. Tornate, lui vive lì dentro. Controlliamo un po' cosa sta facendo. Magari è qui. Ah, di nuovo, non ha perso l'abitudine, la brutta abitudine di rapire i bambini. Incredibile quell'uomo. E questa volta ha costruito una specie di parco giochi. Un peluche gigante per attirarli. Sono finiti i tempi dei camioncini dei gelati per rapire. Ora usano i giocattoli grandi perché i bambini hanno un ego gigantesco. Ok, vediamo se è qui. 4 lucchetti! Addirittura una forma di cuore perché ci vuole bene. Fausto, sto arrivando. Dove sei? C'è una statuetta di Fausto qui. Ah! E c'è anche Fausto! Corri! Corri! Scusa se ti ho rubato la statuetta! Guarda, ce l'ho io! Ce l'ho io in mano! Che brutto! Con i suoi baffetti visciti e sudati! Ok. Oh, c'è un quadro storto. Signor vicino, raddrizzi. È un meccanismo! Quindi devo trovare squadri storti? Ancora lui è qui! Porca trota, porca trota, porca trota, porca trota, porca trota! Escludo al retro! Non puoi avermi. Ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Questa è una statua. Lo devo mettere qui! Questa è la vecchia casa del vicino! Sì, quella col tetto alto! Quindi sono qua che devo mettere le cose. Forse devo trovare altre statuine per ricreare una sottospecie di storia. Ma certo! Un altro dei quei quadri! Aspetta, aspetta che ci penso io, signor vicino. Mi voglio dritti, eh! Ti sto sistemando la casa e tu mi vuoi buttare fuori! Sei proprio un infame insulso! Ok, qua non c'è. Chiudiamo la porta. Controlliamo per bene sta casa. Un orso! Signor orso, lei non mi faccia del male. Ha qualcosa qui. Devo metterci probabilmente una moneta. E qui cosa hai? Ha le forbici. Oh, ah no, è una chiave! Ha una chiave l'orso! All'orso più violento sono io. Disco! Pa, 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 pa. Il vicino è un infame, il vicino è... Scusate, sta TV psichedelica mi ha fatto venire strani ritmi paradossali. La bambina scomparsa! Che dovrebbe essere sua figlia. Cosa hai fatto, Fausto? Cosa hai fatto? Salve! Avete visto comunque? È ridotto malissimo. Avete visto che la barba è incolta? Managgio! E anche ha perso lo suo speed. Vi ricordate una volta ti prendeva subito? Mi sembra più lento questa volta.
Scusate, mi sono accorto solo ora che tipo c'è una carriola che vola. E ti telefono. Cosa succede? Cosa? Non capisco l'alieno. Ok. Qui c'è una pala. Ma non posso entrarci comunque. Il suo seminterrato. Perché una pala, ragazzi? Sto un attimo guardando fuori dalla sua casa in cerca di indizi. Ho un bel po' di oggetti nel mio zainetto magico di Eta Beta. Sto controllando in giro veramente se sto perdendo dei segreti o se c'è qualcosa di interessante qui. Ah! Ecco! 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 Lo sapevo! Un'altra statuetta della bimba! L'ho trovata! Ragazzi, polizia! Polizia! Venga qui! Mannaggia, ho trovato la bambina, ho trovato! Oh, signore! Guarda che ti rinfaccio i tuoi peccati del passato! Ora ti rompo una finestra! Come un frisbee l'ho lanciato. Ma posso rompere la finestra con la statuina? Sì! Fatti di vandalismo! Non si è neanche accorto, è depresso. E ha qualcosa dietro! Avete visto qualcosa? Dopo gliela rubo! Ma lui voleva solo star tranquillo, poretto. Sono io che gli sto rompendo casa, balle e tutto il resto. Quindi... ok. È la scena del tetto, che lei era caduta dal tetto. Qua ci manca solo una persona e devo capire chi è. Ha il quadro ancora storto? Quindi mi sa che è un meccanismo a tempo. Devo trovarli tutti. Se è a tempo è un problema. Devo capire dove sono tutti i quadri. Ok, ci provo! Credo di averli individuati tutti. Uno è qua. Ok. Secondo è qua. Poi entro qua. Fermi tutti. Ce n'è uno qua sopra. Sì. Ma che cosa ci stanno facendo con sta gallina gigante? Non fatevi domande. Strani gusti del vicino. Poi devo andare qua. E poi dovrebbe essercene anche uno qua. Ok, credo di averli fatti tutti, non lo so. Signor vicino, no. Signor vicino, no. Ma ho sbagliato ordine. Ah, è qui il passaggio segreto. Aprivano un passaggio segreto. Ho preso una chiave e il piede di porco. Questi sono per la porta, immagino è una chiave di una porta. Quindi devo aprire questo. Perfetto, Gabby 1, Faustino 0. Devo rubare assolutamente quella cosa al vicino. Dobbiamo andare proprio infami. Posso nascondermi nell'armadio? No, questo è chiuso. Salve. Salve vicino. Va a prendere aria? Perché va a prendere aria? Non è relegato in casa lui. Fa pure il giro sul retro. Signor vicino, non si giri. Signor vicino, non si... Grazie, signor... Ah! Si è accorto? C'è un gatto qui. C'è un gatto! 3, 5, 7, 9. È un codice qui. Ma che ha sta stanza? Si drogava! Si drogava per forza! C'è anche un po' di melma schiaffata sulle pareti. Il vicino ha avuto un attacco di diarrea. E ha fatto un combattimento epico in vasca con un pollo. Cosa tenevi nel frigo? Ah! Signor vicino, non stavo rubando il suo cibo! È Ibir, il gatto. Si levi? Ma non mi lascia giocare con la mappa questo. Devo dargli da mangiare. Ah, devo dargli quello che c'è nel frigo. Signor vicinuccio, è arrivato l'idraulico. Devo sistemare una robetta che ho visto qui. Signor vicinuccio. Sì, i segreti. I segreti. I segreti. L'altra statuetta. Ok, abbiamo la statuetta del bimbo. È il suo altro figlio. Mettilo qua. Abbiamo aperto un passaggio segreto con un'altra chiave. Voglio le risposte. Voglio le risposte. Altri tuoi lucchetti. Ci sarà un ordine. 3, 7, 9, 5. Proviamo. 3, 7, 9, 5. Sì! A caso, ma sì! Ho le forbici, molla! Ah! No! Ti ho rubato un paio di forbici, ma non la puta arrotondata. Tipo, vattene, guarda come fa quella porta. Vattene, Gabby, va, prego, prego, dopo di lei. No, prima lei, no, prima lei. Niente, vabbè, ciao. Hai vinto tu. Posso richiudergli la porta in faccia? Si è buggato. Perfetto. Ah, qua la forbice. Zippete, zappete, un'altra chiave nel sacchetto.
Guardalo lì che accarezza la porta dolcemente. I bei vecchi tempi del vicino che si incastra sulle porte. Quanto è buggato sto gioco da 1 a 200. 2000! Signor vicino, si calmi, si placchi, ok? Basta! Mi ha tramortito, e mi ha tolto tutti gli oggetti, che figlio di banana. Dove sarà Gabby? Dove sarà? Perché sono perfettamente fermo. Ho sviluppato la capacità di restare talmente immobile da essere invisibile all'occhio umano. Magari posso vedere da qui. Ah, è segnata la zona. La mappa ti segna che c'era praticamente qualcosa dietro la casa, ma l'ho già scoperto andando in giro a caso. Sei inutile, gatto. Ho già scoperto cosa avevi. Questa chiave devi mollarla, hai capito? Un piede di porco. E tu sei un orso. Dove? Ah, qua c'è. Ah, le forbici sono ancora qua, ma non credo mi servano. Ah, questo è il giocattolo. Sì. Un passaggio segreto con una spada. Anga, vicino. Ora sono armato anch'io. Ti ho conquistato la casa. La casa del popolo. Così. Sì. Perfetto. E mi aspettavo una chiave, ma in realtà è un coso per la corrente. Oh, bravo, si è l'ho stancatolo. Signor orso, mi dia la sua chiave. Ah! Signore, ha fatto finta! Era un trucco di Fausto! Cavolo, è il sovrabbi del diavolo! Signor, dov'è? Ah, ce l'ho in mano! Ce l'ho in mano! Apra! No! No! Vicino, voglio scoprire il tuo segreto! La tua cantina è mia! Sì! Vai da me, non dai gatto! Ok, ragazzi, ho lavato lo spacco! Il segreto è mio! Sì, sono arrivato! No, dai! No, no, no! Grazie per aver completato la demo, ci auguriamo che ti sia piaciuta! Oh, e fai attenzione al vicino. Mi ha tolto il segreto, cavolo. Volevo vedere cosa c'era lì sotto. Possiamo fare un fermo immagine? Ragazzi, vedete qualcosa di interessante? Io non so, ho visto della roba strana. I nostri bambini, i miei bambini. Il vicino continua a rapirli, ragazzi. Non ci resta che aspettare il grande ritorno. Il gioco uscirà a dicembre, quindi vi aspetto, ragazzi. Vi aspetto sul nuovo Hello Neighbor. Dai! Yeah! E allora, dato che non la voleva, la torta me la mangio io. Au!